lunedì 28 ottobre, e anche questo mese sta giungendo al termine, ma non senza il nostro approfondimento sui temi della sostenibilità con il programma del lunedì, la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco. E noi, come di consueto, apriamo il nostro appuntamento con il professor Francesco Lenoci dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano per fare l'analisi punto per punto dei 17 gol dell'agenda ONU 2030. Buongiorno prof, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Eccoti, è sempre un piacere ritrovarti in video collegamento con noi. Il nostro sentimento di gratitudine per la tua disponibilità è davvero molto alto. Grazie prof. Grazie a voi. Oggi andiamo a toccare un tema a te molto caro, perché ti riguarda da vicino, meglio perché ci stai dentro, hai dedicato, possiamo dirlo, tutta una vita al mondo dell'istruzione e all'istruzione di qualità, proprio come cita il gol numero 4, per cui ecco, senza dubbio questo sarà un intervento ancora più sentito degli altri, che pure sono stati molto partecipati ovviamente da parte tua. Assolutamente sì, hai colto nel segno, faccio il docente, lo faccio da sempre, lo faccio con gioia. Io, quando è finito il periodo del Covid e sono rientrato in presenza e ho visto i miei studenti, la prima cosa che ho detto è stato: vi voglio bene. Quindi è un argomento che sento moltissimo. Allora, l'immagine del gol numero 4 parla di istruzione di qualità e c'è un'immagine provocatoria. L'immagine è un libro e una penna. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale, chi ha fatto questo logo ha tirato fuori un libro e una penna. E l'ha fatto in maniera commendevole. Allora andiamo a vedere cos'è successo a livello statistico. L'Istat, per fare queste considerazioni, ha esaminato 38 misure statistiche. Ci sono dei miglioramenti rispetto all'anno precedente, come emerge dalla slide, pari circa alla metà, ma ci sono anche tanti peggioramenti. La situazione è assolutamente identica, anche con riguardo, molto simile, anche con riguardo agli ultimi 10 anni. Rispetto all'ultimo anno cos'è successo? Ma anche rispetto agli ultimi 10 anni sono aumentati in percentuali laureati, e questa è una situazione positiva. Purtroppo, tra i peggioramenti, bisogna annoverare che diminuiscono in maniera seria le competenze in matematica e in lettura. Notizia bruttissima. Vediamo di approfondire questi discorsi. Com'è la situazione? Purtroppo la situazione non è rosea, come emerge dalle slide, non è rosea neanche a livello dell'Unione Europea. L'Italia è messa male, ma l'Unione Europea, se l'Italia piange, l'Unione Europea non ride. Con riguardo alla matematica, siamo indietro rispetto a... stiamo parlando di studenti di 15 anni, non raggiungono il livello base per la competenza in lettura. Tanti nell'Unione Europea, noi siamo indietro a Irlanda, Estonia, Danimarca, Repubblica Ceca. La situazione diventa drammatica per le competenze in matematica. L'Italia è dietro Estonia, Irlanda, Danimarca, Lettonia, Polonia, Slovenia, Austria, Finlandia, Belgio, Repubblica Ceca, Svezia, Spagna, Paesi Bassi, Lituania, Francia, Germania, Ungheria. La situazione drammatica. In Italia nel 2022 il livello degli studenti di 15 anni che non raggiunge il livello base delle competenze matematiche è pari al 29,6%, quasi un terzo, uno su tre.
In Italia nel 2022 il livello degli studenti di 15 anni che non raggiunge il livello base delle competenze in lettura è pari al 21,4%, 1 su 5. Sono dati drammatici. Cosa ci dicono le statistiche? Le statistiche ci dicono che gli alunni della seconda elementare che non raggiungono il livello base delle competenze matematiche, il livello di quegli alunni è pari al 36,1%. Quindi il problema è all'origine. Quel 36,1% è ripartito in 40% con riguardo al mezzogiorno, 32,6% con riguardo al centro, 34,6% con riguardo al nord. Quindi il problema delle competenze in matematiche si origina da subito, dalla seconda elementare, e non si riesce a porre rimedio. Per quanto riguarda invece il livello delle competenze in lettura, sempre in seconda elementare, gli alunni che non hanno il livello base delle competenze sono pari al 31,4%. È quasi un terzo. È drammatico. Prof, non sarà, ecco, di fronte a questi dati è difficile, come dire, tirare fuori il classico coniglio dal cilindro, e mi rendo conto che la domanda da $1 milione, come facciamo a venirne fuori, non si può esaurire, non si può evadere in pochi minuti. Ma ecco, faccio un'ulteriore domanda che probabilmente contiene in sé una mezza risposta. Probabilmente bisognerebbe cambiare approccio educativo, metodo educativo, per coinvolgere maggiormente i nostri giovani studenti? Assolutamente sì. Quello della matematica chiaramente è un problema di tutta evidenza, ma a me quello che veramente angoscia è il problema della lettura, sinceramente. Mi angoscia, cioè il fatto che un ragazzo legga e non sia capace di capire cosa ha letto, è veramente una cosa bruttissima. Questo, se mi consenti, penso possa essere ancora un altro di quei paradossi del benessere di cui parlavamo nelle puntate precedenti, perché se penso, ecco, a questi dati sul nostro territorio italiano, dove ogni bambino magari non ha un libro nelle mani, un libro di lettura banalmente, ma sicuramente ha un dispositivo tecnologico su cui passa molte ore affaticando l'attenzione, la vista e tutto il resto, scrollando immagini e video senza soluzione di continuità e magari anche senza molta logica, è ovvio che questo paradosso del benessere si ritorce appunto contro di noi. Tu pensa che valore aveva uno strumento che abbiamo utilizzato tutti noi quando eravamo ragazzi, che si chiamava sussidiario, perché il sussidiario era uno strumento che tu dovevi riempire con in prima persona. Quindi c'erano degli elementi di base, ma tu lo riempivi. Ecco, è incredibile a dirsi, ma dobbiamo tornare al passato. C'è bisogno di creatività, c'è bisogno di personalizzare queste cose. Ognuno deve mettersi, tu, il ragazzo deve essere stimolato. Sì, è la perché cosa che statisticamente dimostrano che il problema nasce dalla seconda elementare. Certo, ed è calzante l'esempio che facevi del sussidiario, perché il problema ovviamente non è la tecnologia in sé, ma è quel circolo vizioso nel quale cadiamo grandi e piccoli, nel senso che siamo rapiti da questi strumenti tutto il tempo che abbiamo a disposizione e ci manca, ecco, la possibilità poi di restituire agli altri quello che abbiamo appreso, perché siamo continuamente lì a vedere quello che succederà dopo, e questo sistema ci fagocita e alla fine ci rende quasi, no, inermi. Due considerazioni velocissime, Tony. In Italia nel 2023, stiamo parlando di una fascia di età tra i 25 e i 34 anni, le persone che hanno conseguito la laurea sono il 30,6%, in aumento rispetto al 29,2% del 22, ma tanto per dirci, il target nel 2030 è il 45%, quindi pensa quanto siamo indietro rispetto al target, e siamo praticamente siamo a fine 2024. Pensa quanto siamo indietro.
Quindi c'è da lavorare su tutti i fronti. C'è un'ultima slide che mi piace commentare, mi piace, che commento. Diciamo è doveroso commentare. Sì, perché ahimè c'è un discorso di formazione che riguarda la scuola chiaramente, ma c'è anche tutto un discorso di formazione che è extrascolastico e che abbraccia tutta la vita. Adesso ci sono tante possibilità di fare formazione anche dopo gli anni quelli previsti per la formazione scolastica. Ecco, dalla slide emerge che, ahimè, l'Italia, con riguardo alle attività formative, sia di tipo formale che di tipo non formale, è assolutamente indietro rispetto alla media dei paesi europei. Non va bene. Nell'Italia l'area che è messa peggio è il Mezzogiorno. Non va bene. Si dice, la frase è che non si smette mai di imparare, la sottoscrivo, la sottoscrivo, la sottoscrivo. Non si smette mai di imparare. Quindi andiamo assolutamente a fare attività formative quando e come possiamo. Dobbiamo assolutamente metterle in primo piano nella nostra agenda di tutti i giorni. Non possiamo farne a meno. Grazie, grazie prof per questo appello accorato che condividiamo ovviamente in pieno e ti ringraziamo anche oggi per essere stato con noi. L'appuntamento è a lunedì prossimo per passare al gol numero 5, un altro gol molto importante, non anticipiamo nulla, intanto ecco ti ringrazio per la tua preziosa disponibilità e ci ritroviamo lunedì prossimo. Buongiorno a tutti.